coach Fabio Di Tommaso è entusiasta dei primi mesi di lavoro con l'Unibasket, una realtà sportiva emergente che punta fortemente nella crescita e nella formazione dei giovani e che in tutte le sue squadre darà ampio spazio ai propri ragazzi, via libera così alla linea verde. Già dalla prima squadra ci saranno soltanto tre giocatori di esperienza, Ucci, Ranitovic e Munic, che faranno da chioccia ad una serie di atleti di grandissime prospettive su cui la dirigenza crede molto. Questo periodo di allenamenti è stato molto interessante e fruttuoso per capire le caratteristiche e le qualità di tutti gli atleti e i loro punti di forza sui quali si continuerà a lavorare. Coach Di Tommaso. Bene, sono stati mesi duri, non solo per il caldo, ma anche per tutto il clima che c'era qui a Lanciano. E diciamo che sono andati molto, molto bene. E ho visto molti ragazzi che sono venuti a allenare motivati e vogliosi di migliorarsi. Quindi diciamo che sono stati produttivi questo mese e mezzo di attività, che abbiamo lavorato non solo con i ragazzi che sono nella prima squadra, ma anche per tutto il settore giovanile, ragazzi dell'under 15, under 16 e anche under 14. Sono arrivati appunto qui ad allenarsi anche ragazzi da altre realtà. Come giudica questo rapporto anche di collaborazione che si potrà instaurare con altre realtà del territorio? Sì, abbiamo avuto in questo mese diversi ragazzi di diverse annate che sono stati qui con noi, diciamo che sono stati in prova. Li abbiamo tenuti qualche settimana, sono ragazzi di Vasto, dell'Aquila, di Pescara, quindi diciamo ragazzi della regione, diciamo che come inizio non c'è male, stiamo diciamo, un attimino facendo le nostre valutazioni per cercare di ampliare non solo qualitativamente la rosa, ma anche quantitativamente, cercando di dare anche forma a tutte le attività che abbiamo, a tutte le squadre che abbiamo nel settore giovanile, perché faremo tutti i campionati, quindi andiamo un attimino a migliorare il roster di ogni categoria giovanile. Con i fatti praticamente puntiamo sui giovani. Già il fatto che abbiamo solo tre senior, questo fa pensare, una dimostrazione concreta che diciamo, i giovani sono attori, perno e attori protagonisti dell'Unibasket.